telecamera. Come meglio. Dai, 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 salgono ancora. Sì, perché poi... buongiorno a tutti. Noi siamo, come vedete, facenti parte di un comitato spontaneo del comune di Collesano, fatto da allevatori e agricoltori e anche singoli cittadini. Perché nasce questo comitato? Questo comitato nasce per un semplice motivo, perché ormai noi agricoltori, allevatori, singoli cittadini non siamo più proprietari dei nostri terreni, delle nostre aziende, dovuto al fatto che c'è una abnorme popolazione di fauna selvatica, cinghiale e daini, che ormai sono nei nostri terreni, sono diventati autoctoni, non sono animali che abbiamo immesso noi all'interno del Parco delle Madonie, e ora noi cerchiamo di ognuno si prenda la propria responsabilità di quello che sta accadendo, anche perché ormai l'agricoltura e l'allevamento, territorio di Collesano e territorio delle Madonie, ma noi parliamo del territorio di Collesano, è totalmente in ginocchio. In ginocchio perché? Perché c'è un totale disinteresse e menefreghismo da parte delle istituzioni e la classe politica che ci circonda. Noi abbiamo, come comitato, abbiamo fatto un percorso che è durato dai 10 agli 11 mesi, abbiamo fatto delle riunioni con le istituzioni, col presidente del parco, con l'assessore Cordaro e con altre persone, altri politici, i quali hanno sempre parlato di una risoluzione del problema, aprendo battute di caccia in zona parco, non zona parco e quant'altro, ma ad oggi, dopo 10 mesi, il risultato è sotto zero. E allora quindi che cosa succede? Che ora inizia una mobilitazione da parte di allevatori e agricoltori che ormai sono ridotti allo stremo. Quindi, che cosa succede? Noi intanto immettiamo questo video in rete, ringraziando l'amico Giuseppe Nicchitta, con l'intento di svegliare con l'ultimatum dato a questa classe politica che è totalmente indifferente. Noi siamo arrivati allo stremo e quindi noi procederemo sicuramente con qualche manifestazione forte che faccia capire a questi politici che noi non siamo più nelle condizioni di subire quello che loro non sanno gestire. Perché noi ormai, siccome campiamo di questo, vedete, campiamo di questo è il nostro territorio. E loro parlavano tutti di pastori custodi e quant'altro, questo è il risultato, guardate qua, sia i territori mangiati, terreni mangiati dagli animali, sia terreni incendiati, perché se noi andiamo a toccare l'argomento incendi, si parlava di indennizzi per i terreni che erano stati colpiti dagli incendi lo scorso agosto qui a Collesano, e questo è il risultato che le aziende non hanno avuto una lira. Le aziende hanno ora tutte recinzioni, paletti, le aziende sono ridotte a zero. Noi chiediamo immediatamente di sottoscrivere lo stato di emergenza in maniera urgente, in modo che poi si possano attuare tutte le misure che ci consentiranno, noi agricoltori e allevatori, di riappropriarci dei nostri terreni. Noi chiediamo solo quello, non chiediamo né incentivi e neanche risarcimenti, noi chiediamo solo e soltanto di diventare di nuovo proprietari dei nostri terreni. Una cosa che volevo ricordare è la cosa importante, che tutti gli allevatori, soprattutto gli allevatori, sono sottoposti ogni anno ai prelievi sanitari per la propria azienda dei propri animali. Ora, questi animali che sono di proprietà dello Stato, non si capisce perché non vengono né censiti e neanche sottoposti a controlli veterinari. Quindi questi animali si sa benissimo che potrebbero provocare zoonosi nei nostri animali.
Quindi se il nostro animale poi si ammala viene abbattuto, mentre gli animali di proprietà dello Stato non vengono neanche calcolati. Un'altra cosa aggiungo, che quando un allevatore si permette o gli succede che un animale vada nei terreni demaniali o terreni del parco, di chiunque esso siano, viene denunciato per pascolo abusivo, mentre loro diventano proprietari dei terreni privati dove noi paghiamo le tasse e paghiamo la qualsiasi. Non è più così e la situazione non è più tollerabile. Dobbiamo dare fine a questa situazione, perché noi ormai siamo nelle condizioni di arrivare fino alla morte. Noi difenderemo i nostri diritti. Punto. Allora, adesso vorrei passare la parola a un proprietario terriero di questo terreno dove noi stiamo facendo le riprese, componente del comitato spontaneo Fatte Non Parole, e io così gli vogliamo fare una domanda: quali sono i danni provocati ed evidenti anche qui nel terreno da parte di Daimi Cinghiali? A lui la parola. Allora, premetto che questa azienda nasce 40 anni fa ed è figlia di tanti sacrifici della mia famiglia, di mio padre in primis. E oggi questa azienda è di circa 20 ettari e oggi questi terreni non sono più nostri, questi terreni sono della fauna, di questi daini, di questi cinghiali. Qui erano terreni seminativi, erano dei terreni che fino a qualche anno fa seminavamo, facevamo paglia, fieno, cereali di ogni forma e genere. Oggi non producono più niente. Potevano essere pascolo, ma pascolo non sono, perché i daini brucano la qualsiasi cosa. L'unica cosa che mi rimane a me sono questi, i cardi, questi qua, che poi mangeranno, gli animali mangeranno poi le mucche mangeranno nel mese di agosto. Quest'anno neanche questo, perché il terreno si è bruciato e quindi non è, nel mese d'agosto qui c'è stato un incendio e quindi neanche questo hanno potuto approfittare i miei animali. Oggi qua siamo allo stremo, il fieno è finito, oggi ho l'ultimo ballone di fieno, dopo di ciò non so cosa dare da mangiare ai miei animali. Io voglio soltanto una cosa, come diceva poc'anzi Fulvio, voglio un'altra volta tornare nei miei terreni e dire: questi sono dei terreni miei e voglio continuare a lavorare qua. Io non voglio niente, io voglio soltanto che questi animali vengano allontanati dalla mia proprietà. Non so come dovranno fare, non hanno forse neanche chi dovrebbe avere competenze in questo, neanche sa a quanto ammontano questi animali. Questi animali sono migliaia. Dopo di ciò non ho niente da dire più, perché il dolore. E io un'altra cosa dico: io potevo scegliere fra fare l'allevatore, fare l'agricoltore e fare una carriera militare, e ho scelto questo per passione, e oggi invece mi ritrovo senza niente. Scusa. Vi faccio notare una cosa: questa rete elettrosaldata ha fatto la protezione a questo angolo di terra. Guardate il pascolo oggi qua come sarebbe. E guardate pure cosa c'è pure una bella pianta di cicoria qua. E qui era conosciutissima queste zone per la cicoria. Neanche questo c'è più. Questa una volta serviva a chiudere la mia proprietà, ma oggi non serve a niente. Serve soltanto a... non lo so. Chiudere forse l'azienda, chiudere sì, la chiesa. Sì. Questo è proprio chiudere. Simbolico. Oggi. Si chiude l'azienda oggi. Si chiude, sono per senza la parola. L'ultimo ballone, dopo di ciò non c'è più niente.
può notare in questo appezzamento di terreno facente parte dell'azienda Gargano, queste sono le piccole piante di sulla che vengono mangiate da questo lato dei daini, e qua noi possiamo vedere che accanto al daino ci va a mangiare il cinghiale che ha scavato tutto il terreno. E qui voi potete vedere i danni che fanno dentro un terreno di un'azienda agricola, e voi mi dovete spiegare, istituzione politica e quant'altro, che cosa ci dobbiamo continuare a fare a venire nelle nostre aziende. Qual è il motivo? Voi spiegateci. Qua abbiamo un altro nostro amico, Nicola Signorello, facente parte anche del comitato spontaneo Fatti Non Parole, titolare di un'azienda, ed è anche una persona che abita nelle campagne limitrofe al paese di Collesano, dove è stato aggredito anche da parte dei cinghiali. E noi vogliamo portare la sua testimonianza per far capire che non è solo un problema agricoltori, allevatori, ma anche un problema per l'intera comunità. E quindi passo la parola a te. Che è successo? Papà, ero davanti alla porta, ci tengo a dire davanti alla porta dell'abitazione, e un grosso cinghiale mi è passato accanto. E allora? Abbiamo contattato, ho contattato personalmente l'ente parco, dicendomi che in zona A e B di parco le battute non si possono fare. E allora? Io vorrei mettere in questo punto. Io sono residente in una zona B di parco. Pago le tasse in quella zona e quant'altro, ci abito, quindi tutte le tasse vengono pagate. Almeno ho il diritto, ha il diritto la mia famiglia di stare tranquilla davanti alla porta, parliamo davanti alla porta. Non metto quello che può succedere a un turista che si va a fare una passeggiata in un bosco. Dico, siamo arrivati a questo punto, lasciamo perdere il danno economico, c'è anche il danno a livello di sicurezza. Mio figlio ha una minicar, la sera ho paura quando ritorna che può succedere qualcosa, perché ci puntano tranquillamente, ci sono cinghiali che sono enormi, tipo vitelli, e io vorrei capire se lo trova davanti oppure sbuca da un incrocio, da qualcosa, come gli andrà a finire. Dico, questa è solo la parte della sicurezza. Andiamo al danno delle aziende. Come fa un agricoltore a cercare di produrre, di tornare ancora a coltivare le campagne? Siamo rimasti solo quattro fessi, e lo ritengo a dire, siamo rimasti quattro fessi a continuare a coltivare la campagna. Ma siamo arrivati al punto di chiudere le aziende. Le aziende chiuderanno da qua a tre mesi, quattro mesi, se ci arriviamo. Le aziende chiuderanno. Ora si comincia, si dovrebbe cominciare a coltivare l'orto, a piantare. Ma chi? Ma che lo deve fare in queste condizioni? E non si capisce che il danno sì, in primis è degli allevatori, degli agricoltori, ma c'è tutta una catena che gira dietro agli allevatori e agli agricoltori. Mettiamo chi vende le ore alle piantine, chi vende i concimi, chi vende i tubi per l'irrigazione, chi vende i pezzi di ricambio. Siamo in uno stato di abbandono totale. Quindi noi siamo il punto di partenza della catena, ma dietro di noi c'è tutta una serie di economia che gira. E questo forse ancora non è chiaro, che se chiudono le aziende, che chiuderanno, non c'è dove andare più, dietro ci saranno tutta una serie di chiusure. Questo è il punto della situazione dei pascoli del nostro terreno di oggi. I politici, chi di competenza, tranquillamente loro hanno i loro stipendi a fine mese, ogni 27, e tranquillamente se vanno in crisi fanno una delibera e si aumentano gli stipendi senza problemi. E noi, questa situazione non può continuare più. Noi siamo disposti a tutto, ora diciamo siamo disposti a tutto, e non ci fermeremo davanti a niente, perché alla fine c'è il nostro lavoro di una vita che sta andando a rotoli, che è andato già a rotoli. E noi non ci vogliamo arrivare più di qua, non possiamo andare avanti. Quindi o qualcuno intervenga subito, come diceva poco fa Fulvio, con uno stato di emergenza urgente, ogni giorno che passa è un giorno che un'azienda chiude. Gianni aveva l'ultimo ballone di fieno, l'ultimo, ora questi animali dove li porta Gianni? Li portiamo in piazza? Chi gli dà a mangiare? Gli danno a mangiare i politici? Gli comprano il giornale? No, ormai siamo a un punto di non ritorno. Quindi o qualcuno si sveglia e prende una decisione urgentissima, o noi siamo pronti a tutto.
Allora, volevo ricordare anche un'altra cosa, che tutte queste promesse che sono state fatte dalle istituzioni, dalla politica locale e dalla politica regionale, che non hanno avuto completamente esiti propositivi e positivi nei nostri confronti, sono state dovute anche al fatto che si attribuisce la colpa anche agli animalisti, ma gli animalisti ad oggi si rendono conto del disastro ambientale che sta succedendo anche. Perché? Glielo spiego subito. Perché quando vengono questi animali, guardate, i terreni sono ridotti a zero completamente. Questi animali non hanno fra poco dove più procurarsi il cibo. E poi voglio ricordare agli animalisti che loro si devono ricordare che cosa significa un sovraccarico di bestiame all'interno di un terreno. Se loro sanno questo, loro si devono rendere conto del danno che fanno quando si vanno a mettere in contrapposizione con tutte quelle leggi, con tutte quelle cose che servono a eliminare il problema, perché noi a questo punto non chiediamo solo l'eliminazione di questa specie che non è stata introdotta da noi e che non è stata introdotta e non è neanche un animale autoctono il daino, perché proviene da fuori, l'hanno inserito all'interno del parco per poi farlo proliferare e non si capisce neanche il discorso della proliferazione di questi animali, perché nella consanguinità che c'è e che succede non si sa come questi animali continuano ad aumentare in maniera spropositata. E voi capite bene, animalisti, che questi animali oggi saranno 20.000, 30.000, 40.000, fra un mese, due mesi, tre mesi saranno 80.000, si raddoppieranno, perché ora sarà il periodo che ci saranno le nuove nascite. Allora a questo punto noi chiediamo solo e soltanto l'eliminazione non selettiva ma totale di questi animali, perché noi non ne vogliamo più vedere completamente. A questo punto passo la parola a Lorenzo, che è un proprietario sempre di un'azienda di mucche locali, che ha avuto, la sua azienda è stata colpita anche come tante altre dagli incendi dello scorso agosto, e una domanda che gli vogliamo fare è: quale sarebbe la soluzione, perché lui anche fa parte del comitato Fatte Non Parole, quale sarebbe la soluzione a questo problema? Noi già l'abbiamo date alcune, vediamo cosa ne pensa lui, anche perché noi siamo unanimi e quindi siccome ne abbiamo parlato di queste situazioni, diamo la parola a Lorenzo. Io dico che non sta a noi dare la soluzione. Loro hanno creato un problema e loro lo devono risolvere, che sia l'assessorato, che sia la forestale, che sia chiunque sia stato a immettere questi animali che non erano di questa zona. Noi qui vivevamo col terreno di agricoltura e di allevamento, quindi non sta a noi dare la soluzione, datecela voi. Posso dire solamente una cosa, che siamo stanchi di promesse. Stanchi di andare dietro i politici, siamo stanchi, è da un anno quasi che è nato questo gruppo, abbiamo fatto una cosa molto sulla linea burocratica, perché non si doveva dire che gli allevatori, gli agricoltori sono i soliti casinisti, i soliti che non aspettano, abbiamo aspettato, adesso è il momento di agire. Noi chiediamo a voi di agire prima di agire noi. Chiediamo solamente questo. Gli incendi, i daini, i cinghiali, ma che cosa ci rimane a noi dei nostri terreni? Promesse, promesse di indennizzi, promesse di recinzione. Lì sotto ci sono due persone, lì sotto, che a spese proprie stanno facendo la recinzione. Con quello che costa un paletto, con quello che costa la recinzione oggi, ma io le prendo come pazze, come sono pazzo io a fare tutt'oggi spese nel mio terreno. Quindi risolvete il problema, cortesemente. Assessorati, vari e animalisti,
Allora, altra cosa molto importante è la non presenza da parte degli amministratori locali del comprensorio, soprattutto del Parco delle Madonie, perché ad oggi si sono mossi, diciamo, in maniera concreta solo due sindaci, sindaco di Collesano e sindaco di Castelbuono, ma soprattutto il sindaco di Castelbuono, che è stato da esempio, che doveva essere d'esempio per tutti gli altri amministratori locali che non hanno mai alzato un dito nella difesa dei propri agricoltori, allevatori e della, in difesa della propria comunità. Quindi noi chiediamo solo una cosa: amministratori, dove siete? Noi ci stiamo iniziando a muovere, voi da che parte state?